È vero che le cripto in questi mesi sono andate peggio di Bitcoin, però non è così per proprio tutte quante. Infatti ci sono alcune criptovalute, alcune altcoin che hanno performato meglio di Bitcoin sia a livello annuale sia negli ultimi mesi e che stanno continuando ad avere dei buoni trend anche su Bitcoin stesso. È vero, sono molto di meno rispetto alle precedenti e soprattutto non sono probabilmente quelli che molti di voi o molti di noi in generale si sì, attendevano all'inizio dell'anno, come ad esempio ETH, la regina delle cripto. Però in linea di massima queste cripto ci sono, quindi oggi andiamo a fare una bella cosa, le scopriamo queste 5 criptovalute che stanno performando meglio di Bitcoin a livello annuale e andiamo ad analizzare i grafici per vedere come sono posizionate, se questo trend può continuare, se effettivamente se continua la forza su Bitcoin, Bitcoin ritorna in trend positivo dopo settembre magari eccetera, possono dare grandi soddisfazioni. Oggi parliamo proprio di questo. Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Già pronta la super tabellina delle cripto più forti di Bitcoin per l'anno 2024. È da un po' che non facciamo anche questo video, ragazzi. Veramente è da un po' di tempo e andiamo subito a vedere queste cripto che, come vedete, sono non tantissime, non tantissime, perché guardiamo qui è Bitcoin alla posizione numero 19. Quindi, secondo quello che è il mio screen di ricerca, quindi no? Varie ricerche che ho fatto, adesso vi dico anche i filtri che ho utilizzato. Solo 19 criptovalute su tutte sono state più forti di Bitcoin quest'anno. Ai 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 ai, no? Non è assolutamente tanto, però andiamo a vedere un po' quali sono. Prima, però, ragazzi, volevo ricordarvi alcune promo che sono in atto per quanto riguarda BitGet, che sono gratuite e vi stanno regalando soldi. Ora vi spiego un po' la questione. Allora, ci sono delle promo che BitGet ha tirato su per gli iscritti con il mio referral. Quindi, per usufruire di queste promo, dovete essere iscritti alla mio su BitGet con il mio referral. Ragazzi, vi lascio comunque il link in descrizione, ma vale anche per chi è già iscritto. Quindi, se siete comunque già iscritti con il mio ref, basta attivare questa promo e vi danno questi bonus. Intanto ce ne sono due. Una scade fra un giorno, praticamente il 23 di agosto scade questa qui, che è la promo con il semplice deposito. Depositate 100 dollari per ottenerne 500 in posizioni future. Che significa in posizioni future? Che vi danno una posizione su un future a vostra scelta, che è tra quelli ovviamente disponibili, che in pratica ha una leva sottostante, quindi è 500 dollari in leva in posizione future. Quando andate poi a vendere quella posizione, incassate il margine. Quindi, se la leva è molto alta, ovviamente saranno 10 dollari, 20 dollari, però comunque sono regali, ragazzi, cioè ve li stanno regalando, quindi non dovete fare assolutamente nulla, perché la posizione future la potete anche tenere, magari se va bene aumenta, perché in ogni caso sono comunque 500 dollari in posizione future. E poi c'è questa che è attiva per altri 10 giorni appena arrivata, e questa invece è quella sui volumi, che vi fa ottenere addirittura fino a 1000 dollari di posizioni future, che ragionano nello stesso modo, in due modi. Cioè, se fate un trading volume di 5000 dollari, Tether per essere precisi, vi danno 500 dollari in posizioni future, e se fate un 20000 dollari sui future di trading volume, vi danno 1000 dollari in posizioni future. Ora, ragazzi, se voi tradate regolarmente con il vostro exchange, basta registrarvi su questo link. Se siete registrati a BitGet con il mio rep, queste posizioni ve le regalano, quindi ve le trovate gratis. Insomma, queste sono neanche senza deposito, dovete solo fare il trading, che tra l'altro sono cifre in future veramente basse. 5.000 dollari in future è poco, perché c'è la leva, insomma, quindi si fanno facilmente. Perciò non c'è alcun problema. Vi lascio il link di queste due, perché dovete in ogni caso andarvi a registrare sulle due promozioni, e poi scattano e leggerete ovviamente tutti i regolamenti per sapere quanto durano e tutte le cose che dovete andare a completare. Vi lascio il link in descrizione. Allora, passiamo alla prima tabellina, tutte quelle che sono le cripto. Io tra queste ne ho selezionato 5. Intanto, ragazzi, elimino tutte quelle che sono le meme coin e cripto troppo piccole. Qui cosa ho fatto? Ho messo
un capitale circolante maggiore o uguale a 700 milioni di dollari. Quindi sotto 700 milioni di dollari ho escluso tutte quelle cripto, perché semplicemente non volevo avere delle criptovalute troppo piccole. Come sapete, io a volte ho parlato anche di cripto abbastanza piccole, ma poi non le uso mai né per il trading e assolutamente mai per l'investimento, perché sono iper manipolabili, questo è il discorso. Quindi cripto troppo piccole o uscite da troppo poco tempo non vado mai a utilizzarle in sostanza per l'attività di trading. Quindi sopra 700 milioni mi sembrava ragionevole andare a utilizzare queste cripto, anche perché poi io vado a eliminare quelle che non mi piacciono, come ad esempio le meme coin, in generale cripto che hanno un orizzonte di vita troppo piccolo, anche se oggi ne ho messo una che mi avete richiesto in tante, e poi vado a togliere chiaramente le stable coin se dovesse esserci, eccetera. Allora, quale abbiamo individuato? Facciamo così, partiamo dalla prima, che è Aave, ragazzi, che è una delle cripto che in questo momento sta performando meglio di Bitcoin anche su base annuale. Eccolo qui, ragazzi. Allora, Aave è pronta per l'analisi, la guardiamo nei confronti di Bitcoin. Una piccola precisazione per essere più corretti: a livello annuale in realtà ha un meno 12% su Bitcoin, ma siccome sta performando molto bene nel quarter e nel mensile, in generale sta performando anche positivamente sul dollaro a livello annuale, ho voluto comunque inserirla. Poi un meno 12 non è una performance così tanto negativa, e quindi andiamola comunque a guardare. Quindi in realtà è peggio di Bitcoin a livello annuale, ma molto meglio, guardate, nell'ultimo quarter e nell'ultimo mensile, dove ha fatto un più 40% rispetto a Bitcoin. Quindi era estremamente interessante andarla a vedere. Allora, guardiamo prima il grafico contro Bitcoin per analizzare un po' la sua struttura ciclica. Perché? Perché Aave, essendo comunque un grafico contro Bitcoin un po' corto in termini di date, cioè abbiamo alcuni giorni, qui ha indicativamente strutturato un ciclo maxi, che poi sono quei cicli di solito quadriennali o da 6 anni che vanno a crearsi tra le criptovalute e Bitcoin. Ed è molto importante questo ciclo, in quanto è da circa 1800 giorni che comunque in linea di massima, se andiamo a considerare alcuni annuali intorno ai 4,50, sono circa 4 anni. Quindi questo è teoricamente un ciclo di natura quadriennale, quindi 4 anni circa contro Bitcoin. Una cosa del genere è interessante, perché qui potrebbe essere iniziato un nuovo quadriennale sopra Bitcoin, e poi soprattutto perché qui su questo livello di pricing è un livello importante, in quanto invertirebbe una spirale di trend discendente, che comunque è una correzione di questa super up che era avvenuta, lo inverte. È assolutamente importante, perché qui siamo su un grafico settimanale, qui eravamo al 17 di maggio del 2021, quindi stiamo parlando di 3 anni, quindi un trend ribassista di 3 anni. Il livello da rompere è questo qui. Superato questo livello, questo trend scompare, cioè viene annullato, e qui è iniziata una nuova fase ciclica. Quindi probabilmente a quel punto identificherebbe l'inizio di un nuovo ciclo di natura quadriennale, che sarebbe importante, perché può indicare, no? Può essere già indicativo di una buona performance di Aave nei confronti di Bitcoin. Attenzione, manca ancora un po' di tempo, ovviamente io vi parlo delle cose prima che avvengono, se ve li parlo dopo, diciamo, c'è poco senso, però qui è da controllare questa cosa. Quindi occhi puntati su Aave, mettetela in portafoglio, perché può essere una cripto interessante al superamento di quel livello, il nuovo quadriennale su Bitcoin. E non è male, ragazzi, ok? Soprattutto in attesa di questa fantomatica alt season, che invece non stiamo vedendo. Seconda cripto che ho scelto oggi è Airwave, che è una cripto che ha performance positive anche a livello annuale. Eccola qui, più 71% su Bitcoin, più 132% sul dollaro, però negativa nel quarter su Bitcoin e anche nel mensile. Quindi ha performato
peggio nell'ultimo quarter, nel trimestre, e contro Bitcoin. Però, secondo me, visto l'annuale messa abbastanza bene, può essere interessante andarla a verificare. Qui abbiamo veramente pochi dati, quindi a livello di analisi ciclica siamo un po' stretti. Quello che possiamo fare è andare a verificare che qui c'è stato un ciclo di natura biannuale, 826 giorni, quindi un 2 anni, e che qui è iniziato sicuramente un nuovo biannuale ed un nuovo annuale. Questo annuale però è al momento a 287 giorni, quindi a livello di posizione ciclica sui 400 giorni circa degli annuali delle cripto, non è che ci siamo proprio con Airwave su rispetto a Bitcoin, perché teoricamente potrebbe continuare una fase di debolezza con alti e bassi nei confronti di Bitcoin fino addirittura a gennaio. A gennaio però saremo a 441 giorni, quindi a meno di troncamenti vari, cicli ternari, eccetera, considerando che qui è iniziato un B annuale, possibile anche un ternario a forma differente, insomma. Perciò va tenuto in considerazione, secondo me, più di tutti l'analisi di natura tecnica. Questo livello, che a questo punto è un livello molto importante, che potremmo anche andarlo a definire come trend long, per esempio, al superamento di questo livello. Quindi un livello di 0,00055 circa su Airwave contro Bitcoin segnerebbe un'inversione, è molto lontano, ragazzi, ve lo dico, quindi qui di spazio ce n'è ancora. Volevo però farvi vedere anche, vedete, più 50% su Bitcoin, volevo farvi vedere anche però come questa fase sia appartenente a un nuovo biannuale. Questo nuovo biannuale è interessantissimo, perché non è che non abbia le carte in regola per fare numeri di un certo tipo, quindi può fare anche una roba del genere su Bitcoin, dando poi in là nel 2025 la famosa up, che potrebbe essere anche inerente a un eventuale season. Quindi Airwave più debole rispetto ad Aave su Bitcoin, ma comunque in una posizione interessante da monitorare per i prossimi mesi. Passiamo alla terza cripto, che è poco di meno che BNB, ragazzi. BNB ha una performance tutta verde contro Bitcoin, annuale contro Bitcoin più 30%, più 76,60 contro dollaro, più 4,62, cioè oscillazione mensile, e più 1 e qualcosa, quindi oscillazione nel quarter. Quindi si sta comportando molto bene, molto meglio di ETH per esempio rispetto a Bitcoin. Ma guardiamo anche la sua struttura, siccome è una cripto che ha un po' gli anni suoi già, qui abbiamo più dati che secondo me sono veramente interessanti da andare a verificare. Ad esempio qui abbiamo 1000+ giorni, però non sappiamo se possiamo indicare anche questo minimo come veramente un lancio, perché qui era appena nata, ragazzi, quindi qui a livello ciclico io tendo a monitorare questi giorni come un biannuale lungo, molto lungo, con un raccordo o qualcos'altro. Però in linea di massima qui è iniziato sicuro una nuova struttura ciclica annuale di BNB contro Bitcoin, che anche in questo caso è a 245 giorni. Quindi se l'annuale è a forma ternaria, per rendervi comprensibile la cosa, funzionerà in questo modo il biannuale, allora questa è una zona dove potremmo avere poi una chiusura. Altrimenti, come Airwave, anche in questo caso probabilmente ce ne andiamo a chiudere un annuale intorno a febbraio del 2025. Questo porterebbe anche BNB ad avere fatto probabilmente il suo massimo nei confronti di Bitcoin, per poi andare a cincischiare e probabilmente chiudere in questo modo tutta l'ambaradam. A meno che, come vi dicevo, non siamo in forma triennale del ternario. In forma ternario noi lo sappiamo in maniera molto semplice dal superamento di questo livello. Anche qui un livello che è sopra, con chiusure daily sopra questo livello qui, che è 0,01 per essere precisi, andremo in long contro Bitcoin anche in questo caso, ed è
molto interessante, perché lancerebbe anche la possibilità di fare nuovi massimi. Attenzione che questo annuale, anche se fosse un annuale lungo, non è vincolato in questa fase a scendere, perché era talmente forte BNB rispetto a Bitcoin che qui può tranquillamente fare nuovi massimi e poi chiudere l'annuale a settembre, a febbraio o gennaio del 2025 con grande problema. Quindi BNB più forte di Arweave e meno forse in posizione meno ghiotta magari di Aave, però comunque non male anche questa cripto. Passiamo alla quarta criptovaluta prima dello special guest finale, che è Ton, ragazzi. Allora, Ton, una criptovaluta che sta facendo delle performance stellari, quella di Telegram per essere precisi, e sta facendo bene, un ecosistema che funziona abbastanza bene, si spinge molto avanti e senza ombra di dubbio è il primo ecosistema di natura mainstream in termini cripto che ha aggredito quello che era un bacino di utenti enorme, gigantesco. Quindi lì abbiamo proprio un dato oggettivo di come viene applicato, come può essere strutturato a livello di marketing, cosa piace, cosa non piace. Quindi Ton, una grande cripto, anche perché da questo punto di vista intendo, ci dà un metro di giudizio e un dato oggettivo su come un pubblico mainstream potrebbe approcciare ai progetti delle cripto, a quelle che sono tutte le meccaniche, tutte quelle cose che sono sottostanti alla DeFi. Quindi un banco di prova in sostanza. Poi alcuni di voi magari non piace perché è molto centralizzata come cripto, eccetera, ci mancherebbe, però qui stiamo parlando di un banco di prova, perciò non è che facciamo questi discorsi. Allora, contro Bitcoin, senza dubbio, qui è iniziato un nuovo annuale che siamo a 150 giorni e anche qui, qualora dovessimo andare a un ternario, sarebbe intorno a dicembre. Se dobbiamo andare a un annuale classico, ci vuole 25 maggio. Fermo restando che questa struttura sia centrata bene perché i dati sono veramente pochissimi, significa che qui abbiamo tutte le carte in regola per fare nuovi massimi contro Bitcoin prima di andare a chiudere questa struttura. Ancora una volta, il superamento dei massimi storici configura un ingresso di nuovamente in position long per quanto riguarda tonno anche nei confronti di Bitcoin. Quindi anche in questo caso una cripto molto simile a BNB come posizione ciclica e molto forte in questo momento anche su Bitcoin stesso. Tant'è vero che anche se andiamo a guardare qui abbiamo un più 100 10% 111 sulla base dell'annuale, più 185 sul dollaro e più 7 a livello mensile, meno 8 a livello di quarter, quindi è stata leggermente più debole solo nell'ultima fase, quindi negli ultimi mesi. Dulcis in fundo, ultima criptovaluta che andiamo a vedere oggi, me l'avete chiesta in tanti, è Caspa. Caspa è una cripto particolare, non tanto per il grafico contro Bitcoin, ma per questo grafico qui, ragazzi. Il grafico contro dollaro praticamente è una specie di parabola completamente ascendente. Ora, non mi nascondo che essendo una cripto estremamente giovane, Caspa, e qui abbiamo grafici dal maggio del 2022, quindi sono più o meno un paio d'anni. Si sta comportando molto bene, sta performando molto bene. Tra l'altro, è un progetto che molti apprezzano da alcuni punti di vista, quindi a prescindere anche a livello proprio di progetto, è apprezzato dalla community, dei suoi fanboy, eccetera. Quindi è Caspa sicuramente un ottimo progetto. Poi i numeri sono stellari per quest'anno perché ha fatto veramente numeri molto belli nei confronti anche di Bitcoin. Abbiamo, scusate, nei confronti di dollaro, ma abbiamo su Bitcoin un dato che non è così, no, ghiotto. Quindi per questo vi ho fatto vedere la struttura del dollaro contro il dollaro per farvi ragionare solo su una cosa, che poi è il vero dato di questo grafico qui. Ora vediamo anche Bitcoin. Però su Bitcoin non ha performato chissà tanto, è positiva a livello annuale comunque, resta una cripto che ha performato come Bitcoin. Ultimamente, insomma, sta un po' perdendo nell'ultimo mese, ma insomma, queste sono oscillazioni, anche perché la volatilità che ha Caspa, insomma, sono tante. Ma quello che dobbiamo andare a focalizzare in questo caso, appunto, il grafico contro il dollaro, è questa struttura, la struttura che si va a confluire come una tazza in pratica rovesciata, che non è per niente una bella struttura, perché questo arco a livello strutturale su un asset indicherebbe la fase di apice di un ciclo che poi va a completare la sua fase di chiusura.
Ora, non è che vi sto dicendo che da qui crolla o roba del genere, però è anche una cripto che è cresciuta negli ultimi 2 anni in maniera ininterrotta, non ha visto ribassi, non ha visto nulla, non abbiamo neanche strutture cicliche in grado di farci vedere dove è iniziato un ciclo e dove no, perché qui abbiamo dei minimi che possono essere indicativi in questo modo. Abbiamo delle zone qui, ma non sappiamo se qui è un annuale, un trimestrale, perché non abbiamo proprio dati numerici, dati visibili. Se andiamo a guardare contro Bitcoin, abbiamo solo un punto di inizio nell'aprile del 2024, non avevamo neanche il grafico perché prima non c'è il grafico. Quindi qui veramente non abbiamo nulla. Si vede anche qui, no, nel mese di luglio 2024, la debolezza di quei mesi che vi dicevo prima contro Bitcoin, ma in ogni caso anche da aprile 2024, quando è stata lanciata, ha fatto una performance positiva anche in questo caso. Ora, dati contro Bitcoin di Caspa, secondo me li otteniamo in termini di analisi tecnica con il superamento di questo livello, che è 0,003435, diciamo così. È molto distante, anche qui abbiamo una volatilità notevole. Questa è una cripto molto rischiosa. Qui siamo a più un 30%. Però l'app al di sopra, se volete anche valutarlo, possiamo anche valutarlo in close, no? Che è un po' meglio in termini di volatilità, perché le shadow qui sono veramente stellari, vedete? Quindi la differenza è dimezzata. Anche qui una chiusura al di sopra, magari di questo livello, sancisce un reingresso in modalità long. A me non piace, però la configurazione a tazza che vi ho fatto vedere da questo arco qui, non che non mi piace la cripto, ragazzi, non mi piace questa configurazione a tazza. Ora, attenzione alla breakout di questi livelli, quindi 0,09 sul dollaro, se rotto al ribasso configura un'inversione di trend di medio periodo e non è per niente buona. Una cosa del genere non è per niente buona. Quindi questo è il livello centrale, 0,094 su Caspa, e tenetelo a mente. È quella che mi piace meno delle altre, però è molto interessante perché comunque ha avuto uno sprint notevole e so che molti di voi lo apprezzano. Bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Le 5 cripto che hanno performato, stanno performando meglio di Bitcoin, alcune non proprio precise, ma mi piaceva inserire. Quali vi piacciono? Qual è la vostra preferita fra queste? Scrivetemelo nei commenti, lasciatemi i pollicioni come sempre e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!